Sempre sulla base dell'altro episodio vi ridico, ciao a tutti e spero che questo episodio non sia così incasinato come spero. Cioè, non sono neanche andato al falò, sono... Ho fatto subito dopo lo scorso episodio. Infatti vedete che non ci sono nemici qua, ci sono ancora i morti dell'altro. Questi qua sono rimasti però... Ah, già lo sta... 1000! Cosa... Che sta facendo? Cos'è quel co... Ah! No, devo salvarli! Ah, no, è Zoro, è Zoro! Ah, ho capito, questi qua sono i guerrieri corvidi, come si chiamano? Quelli che usavano... Sì, da una mano è Wolverine, dall'altra è Zoro. Bene! Cominciamo già con un misto da supereroi e mori. Nope. Però, allora, non è cattivo, è una bella idea come arma però. Tipo lo spadone di Faron, che è stata una roba unica nel suo genere, cioè, spadone... E quanta vita ha questo tipo? Spero che ce ne sia uno so... Ah, ma te le spara? Via giù. Raccoglio oggetto, frammento grande di titanite. Yeah, però... Ma e tu cosa volevi fare? Ok che vi sentite soli, però abbracciarmi, saltarmi in testa per baciarmi in quel modo... Bello... Bello... Non so come definirlo. Appunto, bello oppure raccapricciante. Imboscata più avanti. Stai attento. Ok. Stai attento a errore. E si butta giù. Io avevo paura che. Ok. Che? Boh, sento tutti che urlano. Ho detto, che sta succedendo? Questi qua sono messi parecchio male, mi ricordo, ne va qui per un po' più, però ancora più rimammiti. Qua si può passare? Ovviamente no. In un Souls non si può mai passare. You shall not... Mi sa che non ho preso troppo alla lettera. Il tu non puoi passare di Gandalf. Che cosa hai mangiato per rigurgitare sta roba qua? Su serio? Calabrese forse? Ok, che è piccante ma... Veleno così, roba così. Sembra un po' esagerata. E sputacchia roba. Guardate che sembrano mezzi uccelloidi, quindi. Quindi non sono un biologo, un esperto in uccellogia, ma. Come si dice? Antropo. No, neanche. In aviaria, probabile. Oh, esatto. Praise the sun. Lo dico anch'io. Spero tu lo fai un po' male. Non spaventarmi né più così. Va bene? Neanche tu. No, non rigurgitarmi roba. Ma sto qua cosa stava lodando in realtà? E tu da dove sei spuntato? Ciao. Più tardo di un... Boh, di un treno qua intorno. Te. Qua. Niente magari... Ho colpito la parete. Si è rotta un... Si è rotto un barile o roba simile ho sentito. Quasi quasi è meglio andare di qua. Che c'era anche una scala. E lì ci sono diversi oggetti. Che è meglio andare a reperire. Mi ricorda. Solo mi ricorda l'insediamento di non morti? Non so. Mi sembra talmente simile. Forse perché anche qua ci sono dei vacui rimambiti che ti attaccano. Anche qua ci sono delle abitazioni. Anche qua. Così. Oddio, dei rimambiti studiati che sanno usare la stregoneria. Wow, stavolta adesso ci voleva. Vabbè, ma da 15 a 14. Non è che cambia tutto sto coso. E tiè, dai, ci mancano solo quelli che usano i miracoli oscuri. Ah, sono studiati sti qua. Usano addirittura le anime cristallizzate. Le anime ricercanti. Mi sa che sti qua erano. Boh, ex stregoni, ex. Così, quelli là. Ma qua... Non so, mi sono perso parecchio nell'inventarmi una lore tutta mia su questi qua. Ma il problema è che non so nemmeno io da dove cominciare. O forse proprio il problema è che non sono riuscito a formulare niente. Beh, mio Dio, fare un ponte da un campanile a un altro punto non l'ho mai visto in nessuna struttura, quindi... Senti, sentite, no, non mettete, non mettetevi... Ah no, questo qua è morto. Non mettetevi a urlare. Che non ho... Ah!
Imboscata più avanti. Grazie per avermi avvertito. E che cavolo è questo qui? Che cavolo è questo? È spuntato da... Ah! Eh no, che era uscito... Allora vi spiego. Era uscito un attimo dal... Bravo! Ah, ancora vivo. Era uscito un attimo dal gioco. E non so, quella lì era spawnata la cosa di cristallo. E mi sono trovato sto qua in faccia, davanti alla faccia. Devo scendere? No, non sono obbligato. Ma quello lì è ancora lì fermo? Non me ne può fregare di meno. Andiamo di qua che ti prego non ravvivarti. No, non si è ravvivato. Ravvivato, mi raccomando. E questo? Questo sì. Ah no, ok, meglio. È la parte giusta. Sì. Questo qui si è appoggiato, vedo, dai che... Aspetta che mi fermo un attimo. Morto. Morto, direttamente. Va bene. Questo qui è morto per cause naturali. Questa mi sembra una... Cos'è quello? No, un altro no, cavolo. No, non mi hanno messo in difficoltà, però. Però sono abbastanza difficili da battere. Cioè, mi ha colpito 2 volte? Che è sto casino? Sento brom brom brom, che è? Fa niente, fa niente. Ce la faccio. Non serviva nemmeno saltare. Davvero? Lì c'è un come si chiama? Qua. Salta sul tetto. Tac. Siamo vivi. Mi basta questo qua. Ah, è entrata. Aspetta un secondo, ma io qui ci sono già passato o no? Mi sembra di sì. Moneta d'oro arrugginita. Mi sa che ci sono già passato. Sono disorientatissimo qui, non capisco più nulla. Qualcuno mi dice dove sono? Ah, ecco qua, ecco qua. Ecco, mi sembra. Sì, oddio, oddio la visuale che trema. È un fastidio. Andiamo giù di qua. Ah! Mannaggia a te. Ah, però. Ah, qualcuno ha mangiato pesante qui. Ma no, veramente pesante, perché questa roba qui non l'ho mai vista in nessun. Cappuccio da cavaliere schiavo. Guanti da cavaliere schiavo. Perché si mette a girare in tondo questo pezzo di legno? Via. Abbiamo aperto una porta. Ne manca un'altra. Ma cappuccio da cavaliere schiavo. È il tizio che c'era all'inizio, quello là. Armatura di pregevole fattura donata ai cavalieri schiavi. Indossarla è un grande onore. Onore? In passato i nomadi ricoprivano il ruolo di cavalieri schiavi, carne da macello per le battaglie più tremende. Col tempo la loro pelle è diventata nera e le loro ossa orribilmente contorte. La follia li ha consumati, ma il loro compito è rimasto lo stesso. Quindi quello all'inizio era un cavaliere schiavo. Ma... Ah, quello lì che è caduto. Però, ci ha tolto di... Ce ne ha tolta di vita. Questi qua erano i... Come si chiamano? Sì, i cavalieri del cavo. Io vi chiamavo tipo le mosche evolute, perché... Non so, mi si assomigliavano un po'. Fermento grande di titanite. Qua... Minimo di est... Tu... E che ci fai lì tu? Backstab! Beh. Io l'avevo ucciso questo qua. Mi ricordo che l'avevo ucciso. Ricordo. Ora, dato che dopo 5 minuti di gameplay, che dopo 5 minuti che non ci gioco, mi sono già dimenticato. Questo qua è un cimitero. Cimitero. Non si apre da questo lato, chissà per... Ah, sì, col ponticello. Quei ponticelli si sono passati, dovevo passare di là, infatti. Infatti. Il problema è che mi sono già dimenticato da dove sono arrivato là sopra. Qualcuno che mi rinfreschi la memoria? Potete... il cadavere che si sposta misteriosamente. Però, cavaliere schiavo, potrebbe essere utile. Non so neanche se protegge tanto o poco. Di qua, no. Però vorrei sapere come si entra di qua. Non è difficile capirlo. Basta entrare da lì. Che palle, come entro da lì? Ma questi qui da dove spawnano? Sono... Io vi ammazzo, perché sennò voi mi fate male. Visto, 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 avete già cominciato. Quindi li faccio del male io prima che lo facciano loro a me. Allora, pensiamo un attimo, dove sono andato io per...
Era andato qua che avevo trovato uno di quelli volanti. No, quelli lì brutti. Così io vado di qua. Mi ci aspettavo. Mi sa che qui c'era la scala, ecco dove. È bastato 5 minuti di riflessione per capire dove andava il tutto. Lì c'è un ponte. Beh, ponte, ponte è. Madò. Ponte è un complimento. Però dai, ci siamo arrivati. E giusto qua la scala, che è della casa di uno di sti qua. Non urlate! Bravi, perché appunto non c'è nessuno, ecco perché non urlano. Apriamo la porta per facilitarci il lavoro. Almeno qui c'era una scala, l'altro invece era vuoto. Che siano deboli, beh, non mi interessa, non mi interessa perché già sono deboli di loro. Qua c'è il grande animo di eroe intrepido. Sì, ero intrepido, ma solo perché questo qua è New Game. Ah, qua siamo tornati all'inizio. Non proprio all'inizio, ma cioè, da dove siamo arrivati, vi ricordate, no? Come faccio a spiegarvelo? Vabbè, credo che abbiate capito. Non inizio, ma sì. Prima di trovare questi mostriciattoli bruttuti. Qua c'è un collegamento proprio bello bello così. E qui c'è l'entrata al artigli di corvo. Questa non ricordo che l'avevamo che c'era. O forse l'ho già trovata. Però in compenso artigli di corvo, ma qui non c'è nessuna entrata per il campanile. Quindi dobbiamo per forza tornare lì. Lì, qui. Lì, qui. Non taglio queste parti, perché se taglio le parti voi non capite più nulla, perché io già io sto perdendo la memoria, perché 5 minuti che non gioco, già dimenticato. Scala, fin qua mi ricordo, questa qua era una casa di quelli là, in caso di che ho fatto 2 secondi fa. Qua dicevo, ma perché mettono un ponte così di sopra un campanile? Adesso scopriamo che da qui si va direttamente a quella chiesa cattedrale per non infierire. Il problema è che è qua. Non so se entrare. Eccolo lì. Io. Qua sono deboli. Vabbè, nel dubbio. Nel dubbio. No! Non di. No! What the? Ha funzionato! What the ratata! Prese shish. Oh, Sizer. Nein. Sto imparando il tedesco. Cavolaccio. Non sono forti. No, non sono forti. Però la spada del sole. No, non è spada del sole. Spada. No, sì, spada del sole. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Gli ho fatto un parry. Ma io non ho premuto nulla per fare il parry, eh. Ho semplicemente. Aureola della Via Bianca. Ho semplicemente continuato ad attaccare con R1. Non so cosa. Ah, forse perché lui stava parando e io l'ho. Gli ho rotto la guardia e poi. Tac! Nel cuculo. Qui, a parte essere una chiesetta in rovina. Cos'è? Però il fulmine è abbastanza efficace contro questi qui, o forse no. Era solo una mia impressione. Premo da qua. Stai attento a duo. È già fatto. Entriamo e si apriamo il cancello. Dai, non può essere così pesante. Hai aperto portoni che pesavano 60, 60, 600 volte questo, dai. Mi sa che dobbiamo proprio entrare lì. Perché l'unica. O forse, non lo so, forse qualcosa di molto importante se di qua, che ne so io. Badaboom! Ah, c'è un po'. Puttane, torna nel fosso! Anche. No, tu non eri nel. Vabbè, torna nel fosso lo stesso. Qui c'è qualcosa. Ma che servite? Ma a cosa servono questi vicoli ciechi? Servono a farmi trovare cose? Qua fammi perdere tempo. From Software, a che servono questi? Qua vedo ancora schifezze,
Io lo chiamerò il Marso del Mondo dipinto. Ma dato che il nome è troppo, lo chiamerò semplicemente il Marso. Si è interrotta la registrazione quando ho detto lo chiamerò semplicemente fine. Piano piano. Qui. Ah, ben ritrovato. Ma come stai? Nope. Dai, fammi di nuovo un abbraccio. Fammi di nuovo il tuo cazzo di abbraccio. Giovane ramo bianco. Mi ricorda qualcosa o qualcuno. Non so, adesso devo guardare un attimo là. Sospettavo. Anche qua. Adesso comincio a sospettare di tutto. Beh, vedere un albero. Potevano farli un po' meno sgamabili, forse. Forse facendo tutti gli alberi capelluti e. Non lo so, non lo so. Non sono io che dirigo la From, From Software. Che cos'è che dovevo guardare? Ah, giusto, ramo bianco. Però mi dice che l'ha messo nell'inventario, quindi. Ah, è uno di sti. No, è. Buon amico non colpire, è vecchio sto qua. Che mi sa che l'ho fatto anche nella serie. Sì, l'avevo fatto, l'avevo fatto. Magari facevo spoiler. Ma poi mi sono reso conto, è talmente vecchio quell'episodio che spoiler vuoi che faccia? E sgamo. Nope. Bello vedere che si gira come un attaccapanni rimambito. Non ci provare. Non ci. Ho sempre paura che. Ah, te non ti avevo visto. Nope. Eccolo là, eccolo. Sono la fobia che mi faccia gli abbracci. Non accettate abbracci dagli alberi. Mettere il cartello, non farsi abbracciare. Qua mi sembra che ci sia qualcosa di piuttosto importante. Perché. Sì. Ma che. Sir Wilhelm. Wilhelm. Dove l'ho già sentito sto nome? Dove l'ho già sentito? Wilhelm. Wilhelm. Dove l'ho già sentito sto nome? Qualcuno può dirmi. Qualcuno può ricordarmi. Il no. No. Eh sì, già. No. Fammi perri con la tua mano oscura del cavolo, dai. Fammi. Già, non posso. Oppure. Allora, regni della penombra. Me lo ricordo, regni della penombra. Però io ho l'arma del fulmine. Cos'è che fa quella là che non ho mai usata? Vedete che gli faccio tantissimi danni ora. Ops. Arma oscura. Sì, sei un po'. Cosa ho fatto? Cosa ha fatto? No, vabbè, niente, niente, niente. E si è rigenerato un botto di vita. Non finirà mai stavolta, a meno che non muoia io. Wilhelm, dove l'ho già sentito? Forse nella serie non lo conoscete, ma. Forse non ho presente, perché neanche io non mi ricordo. Nope. Se avessi qua uno scudo dato ai Perry. No, no. E vabbè, ma non c'è modo di fermarlo. A meno che non finisca la fede. A meno che non. No, aspetta, i punti azione. Eccolo. Basta essere un po'. Non dico troppo avventati, ma abbastanza avventati. Per. Ah, eccolo! No, eh sì. Nope. Dai, fammi. Dai, comincia a parare. Eccolo, eh sì. Allora, la mano oscura ha una stabilità di schifo. Perdonami, mia signora. Tu! Ecco chi era. Era quel tizio lì. Quello là che c'era, quello là, l'illusione. Ecco chi era. Può darsi, ma l'avevo già sentito Ville, prima, l'avevo già sentito. Spadone, lama di Onisa, vediamo. Elfrid, la più anziana delle sorelle a capo della Chiesa Nera, fece dono di questa spada al proprio cavaliere. Si trattava però di un dono da Dio, per il cavaliere accettarla significò abbandonare per sempre il proprio compito. Fiammata di Elfrid, avvolge la lama con una fiamma nera. Sì, l'ho vista. Ma non dov'è che l'avevo già sentito? Se lo sapete scrivetelo nei commenti, forse che voi che avete già giocato Dark Souls. Perché io proprio. Wilhelm. Non so. Forse di un altro gioco addirittura, ma non mi ricordo. Qua vedo il libro, catastati. Sembra camera mia questa qua.
Bene, qua vedo statue decapitate, scommetto. No. No, perché lì dove c'era l'illusione c'era una statua decapitata. Così. E bene, di qua. Ah. Chiave del meccanismo. Non si poteva andare avanti senza ammazzarlo, eh? E io ce l'ho fatta prima. Perché mettere una scala proprio lì? Beh, bella idea, però. Però hai buttato. Però è buttato a fanculo tutti quei libri là sotto. Falò, 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 che vorrei finire. Ah, questo qua è vivo. Cos'è, un beduino? Va bene, posso tornare a dipingere. Chi è? Visioni di sventurato. Visioni di sventurato. Chi può essere? Non lo so, uffa. Non si apre. Questa è la cattiveria fatta gioco. Guardate. Guardate. È la cattiveria in persona. Maledetti voi. E ora dove vado? Dove? Tira leva, tira leva. Non, ma chi genio non si. Ma chissà perché. Chissà perché. Io non sono neanche sicuro che sia giù il meccanismo, che magari è su. Magari mi arriva in testa. Destra e poi falò più. Ah, grazie del suggerimento. Almeno penso. Penso. Il 99% è uno sbaglio. Falò più avanti. No, no, questa volta è stato bravo. Brave persone. E non. Perché mettere una porta proprio lì? Ah. Di qua siamo in una zona poco rassicurante. Beh, io mi fermerò qui. Anche perché sono un po' stremato. Ho fatto. Quanti gameplay ho fatto oggi? Due. No, tre addirittura. Ne ho fatti tre. Tutti di Dark Souls. Ovviamente non sarà il giorno in cui uscirà questo episodio, ma prima. Quindi. Dopo, detto questo, non so se cambiare lo so scudo, però. Perché questo scudo qua non fa i parry. Questo è un gran peccato. Anche se sarebbe abbastanza logico che non facessi i parry. A me sembra più di legno che di bronzo. Ma vabbè. Forse lo cambierò, ma molto probabilmente no. Detto questo, vi saluto e spero che continuate a seguire il DLC di Dark Souls 3, che sarà come Battlefield. Sarà una serie media, ma che la butterò tutta su questi giorni. Esatto, e dopo questo vi saluto, ciao a tutti e continuate a seguirci.